buon pomeriggio a tutti e ringrazio ovviamente Sandro e Mariano per l'invito. Farò un saluto molto breve perché siete già entrati nel tema e il saluto istituzionale rischia di interrompere l'attenzione. Peraltro mi ha fatto sensazione un attimo la data del 94, io mi sono laureato nel 94, quindi non ho mai vissuto la stabilità. Questi giovani. Non ho mai vissuto la stabilità in ambito lavori pubblici, per cui non sono neanche un buon portatore di informazioni in tal senso. Poi mi occupo anche di altre cose. E ovviamente porto i saluti del presidente Mimmo Parrini, saluti dovuti e di tutto il consiglio. Mi fa piacere essere qui, a Venezia, Mariano lo sai, un ordine molto attivo. Un collegio molto attivo, anche una fondazione molto attiva e molto presente con gli iscritti. E entrando, la prima cosa che ho ricordato è come forse Venezia sia stato l'ordine che più ha creduto nell'uscita dal Covid con eventi in presenza, perché è l'ordine dove sono stato decisamente di più, anche con mascherine, anche con cose un po' azzardate, appena la normativa lo permetteva, hai sempre cercato il colloquio e il contatto con gli iscritti, che secondo me è una cosa totalmente dovuta. E quindi complimenti ovviamente per questo, che non è assolutamente secondario. E peraltro entrando ho anche pensato che forse siamo fuori da questo periodo, è stato veramente incredibilmente diverso da quello a cui eravamo abituati. E mi fa piacere che ci siano ovviamente Sandro Catta e Michele Lapenna qui presenti per questo mutuo lavoro che si fa tra ordini territoriali e Consiglio nazionale, non è una cosa importantissima e reciproca. E c'ha un significato, secondo me, il fatto che ci siano l'ex delegato e il delegato del Consiglio nazionale. E non è un passaggio di consegne, ma è una somma di competenze in materia di lavori pubblici, dove ovviamente più siamo e più contiamo. Hanno fatto un ottimo lavoro. Tu, peraltro, Mariano, sei capitato a Roma in una giornata dove si cercava di modificare e di intervenire su quello che è l'aspetto delle tariffe, che sarà, immagino, un argomento odierno che ci incide ovviamente sulla categoria in modo importante, e visto il dinamismo con cui siamo entrati a gamba tesa quel legislatore, la competenza, la velocità con cui si deve operare assolutamente a Roma. Peraltro sono tutte, se non erro, state accettate dalle commissioni tutte le nostre osservazioni relativamente al contratto, per cui il Consiglio nazionale, per quanto di propria competenza, è sempre presente. Interrompo qui, lascio spazio a Paolo, al Presidente Foive, che fa un saluto anche lui. Grazie mille.